E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati alla Mercenaria Chiacchieroni. Siamo tornati in questo nuovo video dopo Dopo tanto tanto tempo, tempo. l'ultimo video Era la recensione. recensione di Black Ma noi Panther. ritorniamo sempre. Siamo qui dato che mancano 12 giorni a Infinity War. Abbiamo deciso di fare questo È un riassunto riassunto di definitivo di tutti i tutti i film film Marvel, tutto Marvel il cammino che fino hanno fatto questi film grandi fino a ragazzi. Infinity War. Fino a Infinity War. Allora, Vabbè, comunque non partiremo, non li diremo in ordine, diciamo, dell'uscita, ma in ordine cronologico, cioè dei fatti avvenuti. E il primo, è vabbè, faremo per Capitan un film America. ciascuno. Il primo è Capitan America, il primo Vendicatore. Vabbè, il primo Vendicatore, come sappiamo, vediamo uno Steve Rogers giovane che vuole entrare nell'esercito, perché lui ovviamente vuole combattere per la patria, però è secco da far schifo, e quindi non lo fanno entrare manco per sbaglio. E quindi il dottore, che ora non mi ricordo il nome perché è passato un po' di tempo l'ultima volta che l'ho visto. Comunque, progetta la formula del super soldato che viene sperimentata appunto su Steve Rogers. Che dopo aver fatto questo esperimento diventa un pompato della Madonna, che è Gesù, Sì, che manco lui sa come fa, diventa Captain e diventa appunto America. Capitano America. Il nemico è Teschio Il nemico in Rosso. questo film E vediamo pure il è. Tesseract. Vediamo per la prima volta il Tesseract, la gemma dell'infinito, che viene usata da Teschio Rosso per fare il culo a tutti. Vabbè, il film, cioè, si conclude con la, diciamo, morte apparente di Capitano America, che poi viene, diciamo, viene congelato, però poi si risveglia 70 anni dopo. Questo è Capitano America Il più. prossimo film è Iron Man, molti anni dopo, Molti anni. e introduce il personaggio di Tony Tony Stark. Stark, cioè Iron Man. Vabbè, è una storia sulle origini. E in pratica racconta di questo miliardario filantropo, Cioè, playboy, Tony che si Stark sente ha avuto un tutto figo. cambiamento esagerato all'inizio. Incredibile, tutto figo, che ha un grande possedimento d'armi, Sì, perché lui è un trafficante d'armi. però viene catturato e là capisce un sacco di cose, che le armi a cui vendeva le vendeva a persone che le usavano per terrorismo e quindi cambia idea. Il nemico di Iron Man 1 è, diciamo, Obadiah Iron Stane. Monger. Obadiah Stane, che era suo socio, amico di suo padre, che è stato complice del suo rapimento e di tutte le cose che sono In successe. pratica l'agiva nascosto di Tony. E Noi allora, vediamo che è un genio incredibile, riesce a sì, formare l'armatura in una la sua grotta con mia, dei rottami, sì. cioè, la mente di quest'uomo, quale, cioè, Incredibile. a cazzo, con chiavi Costruisce. inglese, cioè, vabbè. Quindi così esce, così esce. E vabbè, Vabbè, poi poi questo. vediamo che c'è Pepper Potts, che allora era Sì, la sua segretaria. segretaria, che poi diventa la sua grande. Se la Sì. scopa male. Vabbè, Vabbè. cioè, il cambiamento che ha avuto da quando è uscito da quella È grotta a a quando era prima, Civil War, tipo. Pure cioè, grandissimo, cioè, perché prima era tutto trafficava armi, cosa, adesso, cioè, più. Cioè, uno diverso che pensa che c'è, cioè, una cosa personale, lui si è fatto Sì. un'idea di sé diversa. Come vediamo dopo i diversi film che ha fatto. Vabbè. Il secondo film che, diciamo, subito dopo Iron è Man Iron Man 2. 2. Sempre Iron Man, che in pratica sono E due proseguimento. settimane, 3 settimane dopo, tipo, accade Iron Man 2. Sì. Vabbè, non c'è molto da sapere su Iron Man 2, perché. Cioè, non è che si collega molto, sai, sappiamo solo che Iron Man 2 ha problemi, sta avendo problemi con Il il reattore, reattore. perché sta passando problemi al cuore, quindi deve trovare un modo. Inoltre, in questo film introducono per la prima volta lo Shield, fa la prima apparizione Nick Fury, direttore dello Shield, e Vedova Nera, la cuccia che è incredibile. Sì. Vabbè, in Iron Man 2 c'è anche l'entrata di War Machine, che Sì. quell'armatura è una figata assurda. Sì. Vabbè, il nemico è Ivan, là, Ivan Sì. Calvo, là, come cazzo si chiama? Carlo, come cazzo si chiama? Vabbè. Comunque anche lui prende l'armatura Sì. con due fruste elettriche. Alla fine sono Iron Man e War Machine che fanno il culo a questo qua. E poi, però, alla fine vediamo che Tony Stark, diciamo, si mette insieme a Pepper Potts, quindi. Ah. Auguri.
Poi abbiamo Iron Man 2 è questo. Non abbiamo... bisogna sapere niente se cioè, volete collegare. Giusto un'altra storia sulle origini, cioè l'incredibile Hulk. Il primo film di Hulk del mondo. Che era un Hulk fatto diverso e aveva c'era pure un altro attore rispetto sì, a sì, perché questo qua non mi ricordo. Ma forse mi ricordo. Perché creava problemi sul set, cose. No? Edward Norton. Edward Norton, ecco, Edward Norton. E vabbè, il problema era. Vabbè, sappiamo tutti la storia di Hulk. Che poi rispetto al 2003 loro lo fanno meglio, perché non è che sì. Si mettono a spiegare mezz'ora di film con come è creato nei titoli diciamo iniziali dove mostrano tutti i direttori del film e cosa mostrano, com'è successo e com'è fatto. Sì. Vabbè, poi vediamo che Bruce Banner diciamo ha dovuto scappare, nascondersi, per poi il generale Ross. Cioè il direttore del cioè dei militari là che gestisce tutto cioè non finché non arriva Emil Blonsky che poi diventa Abominio che gli dà la caccia. Vabbè nel primo momento non ci riesce, poi dopo vuole prendere ciò che Banner ha preso e lo ottiene, infatti diventa Abominio perché Bruce Banner in questo film cioè vuole liberarsene sì. di Hulk, non controllarlo. Vabbè, alla fine vediamo un punto incredibile tra Hulk e Abominio. E poi nei titoli di coda vediamo che Stark va da Ross sì. E parla dei progetti degli Avengers, dei Vendicatori. C'è Hulk e questo. Poi abbiamo Thor, un altro film sulle origini del grande dio del tuono. Vabbè, questo film, diciamo... mostra le prime parti un po' più cosmico, spaziale sì. Infatti vediamo che cioè, nessuno sapeva dell'esistenza di questi dei, di questi mondi astrani sì. Finché Odino non bandisce Thor. Infatti vediamo che Thor è molto diverso, molto presuntuoso. Infatti sì, tira proprio. Infatti cioè, disubbedisce all'ordine di Odino e va a distruggere tutto qua, là. Infatti allora, detto, Odino lo bandisce, lo manda sulla terra. E là è proprio avviene il suo cambiamento, perché vediamo che lui cerca di prendere il martello, ma là non è degno. Lei cambia diversamente dopo che ha incontrato Jane Foster, che poi diventerà la sua amante. Che poi lascerà. Che poi lascerà, vabbè, lascerà perché poi Jane Foster non vuole fare più, cioè sì. L'attore che fa, l'attrice che fa Jane Foster non fa più... Poi dicevo, cioè Thor viene cambiato incredibilmente in questo film, poi... una volta che Thor acquista i suoi poteri, il martello e tutte cose, scopriamo che il vero nemico in questo film è suo fratello Loki, bastardo di merda, come sempre che voi bastardo che... E vabbè, alla fine il brief viene distrutto e quindi Thor non può raggiungere più la Terra, però tanto vuole ricostruire la Terra. Vabbè questo è. Poi Loki si pensava che fosse morto, però come vediamo nei titoli di coda cioè è vivo, cazzo è morto, quello non muore manco, cioè se non è preso si muore per infinito. Cioè se non muore manco là, però quello è mortale, quello non si sa come vive, come va. Vabbè è questo. Poi abbiamo Avengers, il crossover che allora era deficiente. Vedere Thor, Iron Man, Hulk e Capitan America, cioè era come, non lo so, una cosa, ma vederli tutti insieme più altri e... Wow! Okay. Vabbè... è il primo Avengers, lo conosciamo tutti. E conclude la prima fase. Vabbè, la prima fase sì, perché vediamo tutti, diciamo, tutti riunirsi per motivi. Nick Fury cerca di... perché Loki ritorna in questo film, che è il cattivo di questo film, che ruba il Tesseract. E quindi Nick Fury chiede aiuto, diciamo, ai Vendicatori, a Capitan America. Prima la Vedova Nera va a chiamare fratello là, Banner, la Hulk. E poi ci riuniscono tutti. Vabbè c'è pure Occhio di Falco. Vabbè Occhio di Falco, vabbè come vediamo all'inizio, cioè ovviamente non sono d'accordo con tutti lavorare assieme, perché vediamo tutti che litigano, fanno tutta opera di Loki, l'aveva fatta apposta. Vabbè
tutti che si scontrano, Capitano America, Iron Man che si scontra contro Thor, Thor che si scontra contro Hulk. Poi arriva Cap. Alla fine è tutto, cioè all'inizio è tutto uno scontro tra gli Avengers. Poi verso la fine vabbè c'è lo scontro, era proprio la battaglia più epica del mondo, a New York, tutti insieme, un disastro incredibile, Gesù Cristo. Ritroviamo il Tesla, come ho detto. E niente, un cazzo. Cioè, la figata assurda. E nel video di conto ci mostra per la prima volta Thanos. Che poi non lo vedremo in Infinity War. E poi abbiamo Iron Man ancora in fase 2. Conclude la trilogia di Iron Man. E qua vediamo un Tony proprio cambiato. Vabbè, Iron Man 13 non è molto collegato agli altri film. No, la storia personale su Tony Stark. Perché vediamo che lui è stato molto traumato dai. Traumatizzato dagli eventi di Avengers. Yeah. Avengers, perché lui è dovuto entrare nel portale. Là, quindi c'è. Attacchi di panico continuo. È più una storia personale su Tony e il suo post Avengers. E in tutto questo troviamo un nemico, il mandarino. Che all'inizio era, diciamo, era quel vecchio di merda che alla fine era un attore, ma il vero mandarino era Killian comunque il nome era. Non mi ricordo il cognome. Che poi era il vero mandarino. In questo film, vabbè, vediamo che viene distrutta la casa di Tony Stark e tutte le sue armature. Lui è costretto, diciamo, a e come in ogni film poi alla fine dice io sono vabbè, alla fine vediamo tutte le armature fantastiche che arrivano nello scontro finale. Vediamo tutte le sue armature che alla fine non erano state distrutte, ma chissà dove cazzo se teneva perché le armature che adesso non mi spieghi se tenevo, un miliardo di armature tutte insieme là, lo scontro incredibile, ma poi non teneva niente a fronte tra il mandarino. Vediamo che alla fine di Iron Man 3 Tony Stark si leva il reattore. Diciamo però lui alla fine dice sempre io sono Iron. Sì, possono togliermi tutti i giocattolini e tutto, ma quello che resterà sono io. Vabbè, Iron Man 3, come detto, è il nostro personaggio. Thor the Dark World è un po' più collegato perché mostra un'altra gemma. Un'altra gemma dell'infinito, l'Ether, che cioè è l'unica gemma di liquida. Che è usata da. È stata usata molti tempi fa da. Malekith che per distruggere il mondo e per portarlo all'oscurità. Grazie a Asgard poi l'è riuscito a fermare. Però l'Ether viene recuperata da Jane Foster. E quindi Malekith e tutto il suo esercito si risveglia. E quindi Malekith sulle possa stare di questo quest'Ether. Come vediamo Thor torna ad Asgard, Loki nel frattempo è prigioniero, però per distruggere Malekith ha bisogno chiede aiuto appunto al fratello, che anche come questa volta sembra che è morto, ma non è morto per la seconda volta, perché poi vedremo alla fine che ha fatto finta e che è Odino. Comunque alla fine Thor riesce a fermare Malekith e tutti felici e contenti e si scopa ancora Jane Foster. E poi abbiamo Captain America The Winter Soldier, quello che ha fatto, che diciamo, ha rivoluzionato un po' tutto, che ha rivoluzionato proprio il personaggio di Capitan America, perché il primo Vendicatore, ok, Avengers di merda, perché cioè sinceramente Capitan America di Avengers, che cazzo, a parte la tutina, ma proprio il personaggio non è servito a un cazzo. Cioè The Winter Soldier ha fatto dire, cioè Capitan America è cazzuto, poi introduce lo SHIELD, cioè di più lo che no, qua si scopre che l'Hydra non è mai stato sconfitto da Capitan America e che lo SHIELD è proprio governato dall'Hydra. Quello è il colpi di scena incredibile, che lo SHIELD è l'Hydra. E quindi vediamo cioè qua c'è anche Vedova Nera, qui vediamo che Capitan anche Falco, il nuovo entry della Marvel. E qui vediamo la minaccia suprema, sappiamo, lo dice il titolo, di Winter Soldier, che guarda caso è il suo miglior amico morto in il primo Vendicatore, Bucky Barnes, che è il punto di Soldato d'Inverno, che non si ricorda ovviamente di Steve Rogers, e che alla fine combatteranno tra di loro, cioè tra di loro, e vedremo una battaglia incredibile, perché lo SHIELD ha un piano incredibile, un bordello, distrugge qui, distrugge là, un bordello assurdo, tutti gli helicarrier che cadono, fanno, vabbè, figata assurda. E questo è diventato il Soldier, che è veramente
cambiato tutto. Poi abbiamo i due film dei Guardiani della Galassia, che all'inizio dico Guardiani della Galassia, chi c'è di cagare Guardiani della Galassia, chi cazzo sono? Però alla fine hanno fatto buon lavoro questi, cioè, perché la Marvel fa sempre e smetto meno lei. Sì, perché cioè nessuno si ricagava, sì. Giustamente, che cazzo è? Invece hanno saputo introdurli, unire agli altri film. Hanno pure interessanti. Ti piace? A parte io sono Groot. Vabbè, Groot è un figo della Madonna. No, non è cavolo. No, vabbè, quello è figo. Vabbè, come personaggi abbiamo Star-Lord, Gamora, Groot, Rocket e Drax, che alla fine si incontrano tutti perché vengono racchiusi nel carcere. All'inizio, vabbè, come gli Avengers, non sono d'accordo, non si vogliono dentro, cagano poco, fanno schifo, ci schifo, cose. Poi però, scopriamo un'altra gemma dell'infinito, molto l'orb, la gemma del potere, usata da Ronan, l'accusatore, per distruggere tutto. E poi Ronan muore, però tornerà in Captain Marvel, che è una storia che prima di tutto. Ci sarà anche Coulson, Morten Avengers. Morten Avengers, Coulson. Che sarà, alla fine Coulson è quello che li fa unire, gli dà una motivazione per sì, infatti. Vabbè, poi Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia, alla fine Groot muore, però poi diventa Minion. Vediamo tutti che si sacrificano per distruggere Ronan. Inoltre appare Thanos, che fa i suoi discorsi molto belli e così. Grazie. Grazie, che abbiamo finito. Guardiani della Galassia è questo film. Poi c'è il 2 che è la stessa storia. Vabbè, tipo due settimane dopo tipo accade Guardiani della Galassia 2. Vabbè, vediamo che si rincontrano tutti per salvare la galassia di nuovo. E in questo film troviamo Ego, che sarebbe il padre di Star-Lord. Che poi Star-Lord, grazie, diventa Gesù, la specie di Superman che fa il culo a tutti, vola, fa. E poi però riperde potere, però, perché se no sarebbe sta roba. E vabbè, comunque, cioè, guardate la galassia 2, è questo, cioè, loro salvano la galassia, cosa. È la prima storia padre figlio. Sì. Allora, poi abbiamo Avengers Age. E poi ritorniamo su Avengers Age of Ultron, il secondo film degli Avengers. Vediamo che di nuovo si ritornano tutti gli Avengers per combattere di nuovo. Vediamo che sono impegnati con le diverse missioni, tra l'altro quella di recuperare lo scettro di Loki. Che inoltre con la scelta di Loki sappiamo che dentro c'è un'altra gemma dell'infinito, la gemma della mente, che poi viene Darwin e cioè è in possesso di Visione. Sì. Vabbè, qua ci sono un sacco di milioni. In Age of Ultron cioè succedono un botto di cose. Succedono un botto di cose. Da Hulk e Iron Man che si menano. Dalle nuove entrate di Scarlet Witch e più che si Visione. È Visione. Tra la battaglia finale a Sokovia che vola. Di tutte le cose succede questo film. Cioè, è un film che deve vedere forza questo film. Perché succedono un botto di cose in un solo film. La battaglia finale, come detto, accade a Sokovia, dove Ultron è il nemico, fa volare l'intera città. Però poi lo sconfigge Occhio di Falco. Col cazzo. E tutti gli Avengers devono fermare una battaglia incredibile, fantastica, Gesù Cristo. Muore Quicksilver, purtroppo, per salvare chi? Occhio di Falco, perché sarebbe stato molto scopriamo che Occhio di Falco in questo film ha una famiglia e tutto, a cui tiene. E quindi ci mostra un po' più che Occhio di Falco può essere un po' più importante, ci tiene. Quindi non dici, vabbè, se muore Occhio di Falco, sti cazzi, vedi la famiglia, dici, vabbè, che muore, ma vedi la famiglia, ecco, non è sti cazzi. Cioè, voglio dire. Così finisce la fase 2. Fu la fase 2. La fase 2 inizia con Ant-Man, un film sulla vita. Un film dove il nome è Uomo Formiga. Cioè, cosa vuol dire? Cioè il personaggio più che potrebbe essere, che ne so, inutile. Però hanno fatto comunque un buon film. Sì. È un film sulla vita. Un film sulla vita non è che collega molto su. È come il primo Iron, ma non collega molto. Il film su, vediamo che lui è un diciamo, ladro, coso. Che usa la formula della. E poi lui diventa il vero Ant-Man, dove il suo nemico è vabbè un suo sosia, solo che è cattivo. Sì. Tipo come il nemico del primo Iron. Lo scorpione, un calabrone, la cazzo. Calabrone. Calabrone.
Vabbè, detto questo, cioè, potete pure lasciarlo, se vi piace il personaggio che vedete, però non è che ve lo vedete per forza. Il film d'origine, quindi sti cazzi. Vediamo il film, il combattimento finale più autistico della storia. Sì. Con il trenino Thomas che c'ha nei quali là. Ha una figlia, qui tiene, questo è importante, almeno. E vabbè, il titolo di Guda fa. Presenta Wasp, ah, presenta Wasp. E c'è anche Falcon per un po' di tempo. E tu seconda. Il secondo, no. I titoli di coda mostrano Civil War. E appunto il prossimo film è proprio Capitan America Civil War. Che prima di Infinity War e Ragnar sono stati, cioè, i film migliori, cioè il film migliore è stato. Perché Civil War, cioè, vedere tutti gli Avengers, tutti. Questa è la chiusura dei scontrasti. Allora, vediamo che dopo gli eventi del primo Avengers, di Capitan Winter Soldier e Joe Ultron, che tutti quei disastri. Hanno portato, diciamo, a che ricompare il generale Ross, che proprio negli accordi di Sokovia, cioè dove gli Avengers devono, diciamo, lavorare sotto lo Stato. Ovviamente c'è vista e Captain America, vabbè. Cioè non è un film su Avengers. Infatti ci si scopre molto bene questo, perché mostrano veramente bene la storia di Capitan America. È la chiusura della trilogia, cioè, di Capitan America. Non è che è un film su Avengers, poi su Capitan America, vediamo molto di Capitan America. Vediamo che ovviamente ci saranno chi sarà dalla parte di Iron Man e chi sarà dalla parte di Capitan. Vedrete che tutte e due hanno delle motivazioni giuste per farlo. Vale. Iron Man ha la motivazione che giustamente non si può mettere contro lo Stato, perché mentre non è tipo come Batman vs Superman che a cazzo. Là sono motivazioni giustissime. Da una parte ragione Iron Man, perché non si può mettere contro lo Stato, ma dall'altra parte ragione anche Capitan America, perché giustamente lui dice se ci controllano che facciamo? Cioè, se noi vogliamo andare in un posto e loro ce lo vietano, non possiamo andare. È pure ragione. Poi sappiamo che come ha fatto Tony Stark li avrebbe traditi a quelli. Cioè, sì, non avrebbe rispettato il contratto appena non li stavo. Sì. Quindi inoltre il ritorno del soldato d'inverno, che diciamo è quello che poi alla fine fa il guai di tutti. E, cioè, il nemico in realtà è Zemo, cioè uno del leader, dei vecchi nemici di Capitan America, che alla fine fa tutto per farli incazzare. Infatti veniamo a scoprire che gli assassini del padre e la madre di Tony Stark sono stati il soldato d'inverno. Ah, introduce Spider-Man. Ah, introduce nuovo Entry, molto importante. Il primo Spider-Man dell'universo Marvel, Tom Holland, e Black Panther. Due Entry incredibili, fantastici. Sì, bellissima, è stato pure. Vediamo che alla fine lo scontro diventa molto forte tra Capitan America, Winter Soldier e Iron Man. Infatti sono arrivati quasi alla morte tutti e due, sì. Si davano proprio di santa ragione. Infatti dopo pure Winter Soldier ha perso il braccio, ha perso tutto. Cap ha perso lo scudo. Ha perso lo scudo perché gli dice che non è degno, onesto. Poi alla fine War Machine ha rischiato di morire, infatti resta, diciamo, invalido, però poi sappiamo che vediamo che il finito vuole stare bene, no? E poi vediamo che cioè Iron Man comunque, cioè, si voglio comunque, diciamo, fare pace, diciamo, sì. Vediamo di fare pace, diciamo. E così finisce Civil War. Altro film, New Entry, Black Panther, che ci diciamo da poco. Non finisce sull'origine. Sì, sull'origine. Molti si aspettavano che avremmo visto la gemma della. L'ultima gemma, la gemma della. Dell'anima. La gemma dell'anima. Che vabbè, Black Panther, come vediamo, abbiamo visto in questo, si svolge una settimana assoluta, una settimana dopo, tipo gli eventi di Civil War. Ah, perché lui perde il padre in Capitan America Civil War, e adesso è lui il re di Wakanda, e quindi deve gestire sia tutto il Wakanda che tutte, sia da come re e sia da come supereroe ormai. E questo si complica quando arriva il nemico Killmonger, che è uno dei più fighi mai fatti, dobbiamo dirlo. Fatto. Come si chiama il nemico? Killmonger. Perché quello di Iron Man, come Iron Man. Killmonger, ma come cazzo si chiama? Molto figo il Killmonger, ovviamente si aspettava tipo come i nemici del primo Iron Man e Ant-Man, ma veramente è stato. Abbiamo trovato le sue motivazioni giuste, fighissime, di un filo da doccia incredibile a Black Panther.
come film molto figo, perché vediamo che Wakanda è molto, cioè non si sa molto, si pensa che è una razza di contadini, invece quella hanno il materiale più duro cioè dell'universo, il vibrano, poi ha fatto anche lo scudo di Capitan America. Vabbè, raga, problemi tecnici, Comunque, continuando con Black Panther, che cazzo non c'è? Ah, che ragazzi, ho fatto lo scudo di Capitan America. Vabbè, alla fine Black Panther riesce a sconfiggere Killmonger e vediamo che è pronto a regnare ed è pronto per il film. Poi abbiamo Spider-Man. Il primo film di Spider-Man. Fatto seriamente. Non dalla sua. Lo Spider-Man dei fumetti, quello. Sì. Lo Spider-Man di Peter Parker che voleva tutti. Non come Andrew Garfield, che era un figlio della Madonna, era un Tony Stark fatto e male. Come quell'altro. Tobey Maguire è già una via di mezzo. Sì. Tra Andrew Garfield e Tom Holland. Né troppo quello, né troppo quello. Né troppo bene, né troppo male. È il miglior Spider-Man. Cioè, senza dubbio proprio. E lui dice Iron Man in questo film. Vediamo che gli eventi dopo Civil War. Lui adesso vuole entrare a far parte degli Avengers e roba del genere. E poi è molto autistico. Ah, lui è molto autistico. Vabbè, ma vediamo una zia May molto gnocca. Cioè, sono tutte vecchie quelle dei precedenti Spider-Man. Vabbè, perché è molto più giovane Peter Parker, perciò. Vediamo che c'è Iron Man e che lui vuole, diciamo, dopo gli eventi civili vuole dimostrare tutto, cioè vuole ogni cosa, ogni guai che c'è lui va in mezzo, vuole salvare tutta la situazione. Al primo momento non ce la fa, infatti Tony Stark gli diciamo gli leva il costume, poi non chiede, non chiede più in lui, se non sei niente senza il costume, non sei niente manco senza fino a che non si presenta l'avvoltoio, che alla fine tra i tanti nemici di Spider-Man, a volte è quello più di merda, invece un cazzo, hanno fatto alla grande, sembrava cioè, un film alla Madonna, cazzutissimo, cioè, non lo so. Alla fine riesce a sconfiggere l'avvoltoio e Tony Stark gli offre l'Iron Spider, che però Spider-Man rifiuta. Ovviamente Infinity War abbiamo visto che sicuramente la prenderà perché per necessità. Dopo la prenderà perché dirà serve lui, cosa. Però vediamo che lui non è pronto, dice e ritorna a fare la vita normale, nei quartieri, a sapere gente, cosa. E questo è Spider-Man. Poi abbiamo. Fighissimo al solito. Poi abbiamo Doctor Strange che. Che poi Doctor Strange ci dà. Voi direte, ci dà nel 2006, sì, ma. L'inizio del film si svolge prima, perché vediamo, però tutto il resto si svolge dopo. Sì. Per questo lo troviamo in Civil War, là e là, perché è molto dopo, dopo tutto Civil War, Spider-Man, dopo. È molto, cioè, vicino a Infinity War, non molto vicino, però un vicino po' di prima. Thor Ragnarok, vicino a Thor Ragnarok. Quel periodo, sì. Sì, un po' prima. Vabbè, Dottor Strange è il chirurgo più famoso del mondo. Vediamo che perde tutti gli arti, quindi lui non può più lavorare, cosa. E qui vediamo nel film più, cioè, abbiamo la magia introduce il multiverso, una nuova gemma dell'infinito, l'occhio di Agamotto, la gemma del tempo, quella che ha Doctor Strange, cioè, come collana. Vabbè, vediamo che lui impara le arti mistiche, vabbè, sconfigge un nemico che fa un po' cagare, è dimenticabile, e però c'è Dormammu. Che è Gesù Cristico fortissimo. Vabbè, vediamo che è molto figo. Non si cioè, lo batte in maniera usando la gemma del tempo. È un po' bordello questo film, perché vediamo le dimensioni, tutte le cose magiche. Però è fantastico come film, Doctor Strange. E vabbè, questo è Doctor Strange, film sulle origini, vedetelo perché c'è la gemma del tempo, è fighissimo ed è molto vicino a Infinity War. E come ultimo film abbiamo Thor Ragnarok, film che è veramente il migliore prima di Infinity War, fantastico, dopo Infinity War. Gli Avengers e tra i film, Avengers Infinity War sarà il migliore, ma come film singoli Thor Ragnarok e Civil War sono i migliori. Cioè, e poi il primo Iron Man sono i migliori perché cioè hanno iniziato tu. Vabbè, tornato, vediamo che è stato lontano per 2 anni e ritorna per trovare tutte le gemme dell'infinito, per capire cosa sta succedendo. Vediamo che ritorna ad Asgard e scopre che, guardate che scopre che il padre Odino è Loki, che è ritornato, che lui pensava che era morto.
Vabbè, le cose di complica quando... comunque in questo film fa l'apparizione appunto Dottor Strange che dà una mano. Vediamo che le cose si complicano quando muore Odino e fa l'apparizione e la che guardate il caso è la sorella di Thor e Loki. Mamma mia, cose a calce, colpi di scena proprio. Lui perde il Mjolnir, perde l'occhio, perde la città, perde i capelli e per tutto. Dicevo che bene, cioè, qua viene distrutto tutte le cose inerenti a Thor. Thor viene catapultato nella Sakaar, il pianeta della fine della discarica, dove c'è un colosso visto dal Gran Maestro, fratello del collezionista, quel tipo là che con le intornate, che colleziona. Fa le collezioni. Troviamo lui per scappare da lì ha bisogno di sconfiggere il campione del Gran Maestro. Che guardate caso è l'incredibile Hulk, che mancava da 2 anni. Ed è rimasto Hulk per ben 2 anni. Dopo Thor Hulk non, fa la nuova entry Valkyrie, molto figa come molto figa come personaggio, è molto tosta. Riescono a scappare da Sakaar e ritornano ad Asgard per affrontare Ela. Uno scontro incredibile dove Thor all'inizio viene proprio menato. Menato, però dopo. Però comunque mena lui. Però dopo acquisisce il vero potere di Thor, cioè diventa tutto un fulmine, diventa. Che Gesù, chiunque lo tocca viene polverizzato. Lui non è il dio del martello. Come dice il padre, lui non è il dio del martello. Tu sei il dio del martello? No. Secondo te. La sorella la prende in culo, muore. Cioè non si sa se muore in realtà. Tutta cosa, sì. Eh? Vabbè, la prende in culo. Cioè non si sa se muore in realtà. Combattimento incredibile ad Asgard, cose. Riescono a scappare. Loki si mette il Tesseract sicuramente, come vediamo nei trailer di Avengers Infinity War. E poco dopo nei titoli di coda vediamo Thor e Loki che osservano cosa? La navicella di Thanos, che sarà il nemico di Porta di Infinity War. E questo porta tutto a Infinity War. Infinity War sarà tutto questo, cioè quello tutto che è successo, tutto questo è successo. 18 film. 18 film che vi abbiamo raccontato. 18 film. Tutti in un 18 film. È tutto in un film. È tutto Infinity War. Tutto porta lì. Tutto porta lì. Ci sarà la recensione, ovviamente. E niente. Fantastico. Ma la Marvel mai. Poi vediamo. Chissà dopo Avengers 4 che film ci saranno. Vabbè. E niente, sono finisci. E questo è vabbè, tutto. Dopo Infinity War abbiamo Ant-Man and the Wasp. E vabbè, dico sì, dopo Kappa, dove genera tutta la fase di Avengers 4. Avengers 4 e poi penso forse dopo un po' interloranno con X-Men. Chissà che ci sta. Ormai che la Fox, cioè la Marvel ha acquistato la Fox. E vabbè. È stato allora. Bello. Allora, ci sentiamo. Ci andiamo per Infinity War. Al prossimo video. In the back, brother, wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake, booby? If looks could kill, you would be an easy or a shotgun bang. What's up with that thing? I wanna know, how does it hang straight?